crediamo sempre di più che si debba lavorare sugli impianti di videosorveglianza, e dall'altro riteniamo che le chiese debbano restare per lo più aperte e non si debba appunto cedere ad un atteggiamento, come potremmo dire, di poca speranza e di poca fiducia. Maggiori telecamere a presidiare le chiese, che però vanno tenute aperte a disposizione dei fedeli. È l'appello della diocesi di Treviso attraverso la voce di Don Paolo Barbisan, direttore dell'ufficio beni culturali e arte sacra, dopo i furti in alcune parrocchie della Marca, dalle quali sono state rubate le canne degli organi. Colpi mirati con malviventi esperti che sapevano cosa portar via. Episodi che lasciano amarezza nelle comunità, ma che, dice Don Barbisan, non devono creare ansia tra i parroci. Vorrei che questi fatti ingenerassero una sorta di così psicosi da chiusura, ecco. Sono molto convinto che e fiducioso che le forze dell'ordine faranno il loro dovere. Forze dell'ordine che stanno visionando le immagini fornite dal comune di Preganzioli delle telecamere posizionate nei pressi della chiesa di San Trovaso, dove la settimana scorsa i malviventi hanno rubato 19 canne dell'ottocentesco organo. Sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere la risposta ai ladri. Questo sarà sicuramente un programma che continuerà e che continua anche grazie ai fondi dell'8 per 1000. Inestimabile il danno morale ed economico che questi furti lasciano dietro di sé, e la Marca racchiude all'interno delle proprie chiese gioielli unici, dall'organo del 1778 custodito in una cassa cinquecentesca nella chiesa di San Nicolò, allo strumento ottocentesco di Santo Stefano e ancora quello nel Duomo di Mogliano. È un patrimonio che potremmo dire ha una varietà immensa di autori, di organari importanti e la possibilità quindi anche di esecuzioni musicali variegate è potremmo dire, una eccellenza che ci riempie di orgoglio, ma anche di grande responsabilità nella conservazione e nella valorizzazione.